compatti nei prossimi mesi. Cercheranno di dividere questo paese e questo popolo. Se stiamo insieme, nessuno ci potrà fermare. Marciando uniti e compatti, non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno. È un piccolo, grande esempio della nostra forza, della nostra ricchezza, della nostra identità, della nostra bellezza, del nostro saper vivere, mangiare, bere bene. È una rappresentanza dei cuochi italiani che hanno vinto la medaglia d'oro ai campionati mondiali della cucina. Fategli un applauso, perché a volte ci vogliono far mangiare schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo, quando la nostra terra, la nostra fatica, il nostro mare ci danno i prodotti migliori del mondo. Grazie ragazzi, perché siete i migliori ambasciatori del bello e del buono dell'Italia nel mondo. Partiamo subito da quello che i giornalisti ormai ci chiedono da settimane e poi vi racconto il percorso, la visione, il progetto, perché abbiamo in testa un'idea d'Italia, un'idea di Europa, un'idea di sviluppo sociale che non dura 6 mesi o 5 anni. Abbiamo in testa un'idea di crescita che dura per i prossimi 50 di anni, perché De Gasperi diceva che un politico, un politicante bada alle prossime elezioni, uno statista bada alle prossime generazioni. E noi abbiamo l'ambizione di pensare all'Italia che lasciamo ai nostri nipoti, all'Europa che stiamo preparando per i nostri nipoti. E fatemi leggere, nel giorno dedicato alla Vergine Maria, 5 righe. Però vi dico chi ha scritto queste 5 righe alla fine, non all'inizio, perché possiate giudicare se si tratta di un populista, estremista, sovranista, nazionalista, leghista, o se si trattava di una persona che 36 anni fa aveva capito prima e meglio di altri che cosa stava per succedere, quali erano i rischi e qual era l'opportunità. Era il 5 ottobre del 1982 e questa persona, quest'uomo, parlava di una vocazione dell'Europa alla fraternità e alla solidarietà di tutti i popoli che la compongono, dall'Atlantico agli Urali. Parlava di un'unione di popoli distinti etnicamente, parlava di una grande varietà di culture, parlava delle ricchezze delle singole civilizzazioni nazionali, auspicava di veder nascere dalla varietà delle esperienze locali e nazionali una nuova e comune civilizzazione europea e invitava a comunicare all'Europa questa speranza. Era il 1982. Invitava coloro a cui si rivolgeva e di cui umilmente proviamo a raccogliere il testimone, invitava a rivelare l'Europa a se stessa, l'Europa nata e fondata e cementata dai valori del cristianesimo, e chiudeva invitando a mostrare all'Europa la sua anima, la sua identità, quell'anima e quell'identità che qualcuno ha perso nel nome della finanza e della globalizzazione. Questo pericoloso populista era San Giovanni Paolo II. Era Papa Giovanni Paolo II, che per qualche giornalista oggi sarebbe un sovversivo, ma che per 500 milioni di europei era, è e sarà un lucido visionario, perché o l'Europa ritrova la sua radice, il suo motivo di essere, di crescere nel reciproco rispetto, ma se l'Europa è quella che si ferma alle ispezioni,
ai commissariamenti, allo spread e allo 0,1 è un'Europa destinata a fallire. Noi questa Europa la vogliamo vedere rinascere, risorgere, sorridere, lavorare, lavorare. Perché un uomo senza lavoro, una donna senza lavoro sono uomini e donne senza dignità, che tornano a casa la sera senza la forza di guardare negli occhi i propri figli, come quel ragazzo che ho incontrato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, il classico 36enne precario che da 12 anni, lavorando decine di ore a settimana e facendo straordinari su straordinari, riesce a malapena, precariamente, a portare a casa 1000 euro al mese, con cui evidentemente non potrà avere nessun mutuo e con cui evidentemente non può sognare con la sua compagna di mettere al mondo nei figli. Questa non è l'Europa e non è l'Italia su cui vogliamo fondare il futuro delle prossime generazioni. Certezza, speranza, dignità e orgoglio. E poi vi leggo tre righe, perché ogni tanto ci richiamano a essere rispettosi dei trattati e delle regole internazionali. E io vi leggo in questo sabato tanto caldo, grazie al sole che ci manda il buon Dio, e tanto freddo per il dramma di stanotte nelle Marche, però io vi voglio leggere, scripta manent, quello che c'è scritto nei trattati fondativi dell'Unione Europea. Titolo 1, articolo 2, 7 febbraio 1992, Trattato di Maastricht sull'Unione Europea. La comunità ha il compito di promuovere una crescita sostenibile, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri. Qualcuno ha tradito il sogno europeo, noi daremo forza e sangue nelle vene di una nuova comunità europea, fondata sul rispetto, sul lavoro e sul progresso economico e sociale. E ditemi voi com'è possibile garantire quello che c'è scritto nei trattati istitutivi: piena occupazione, crescita sostenibile, solidarietà fra i paesi e fra i cittadini. Guardate le immagini che arrivano da Parigi, ricordate le immagini che arrivavano dalla Grecia, guardate la crisi economica che anche la potentissima Germania sta cominciando a vivere, la Spagna o altri paesi. Pensate ai gilet gialli che in questa piazza garantiscono l'ordine pubblico e a Parigi protestano. Io ci tengo a dirlo, la violenza non è e non sarà mai giustificata da nessuna parte, ma chi semina povertà raccoglie protesta, chi semina false speranze raccoglie la reazione delle periferie, delle campagne. E noi vogliamo ricostruirlo questo tessuto sociale. Ma se buon Dio nel tuo trattato istitutivo mi parli di piena occupazione e poi mi dici però Salvini no, non puoi toccare la legge Fornero, non puoi restituire diritto alla pensione e quindi diritto al lavoro a centinaia di migliaia di italiani, è vero, noi siamo qua per governare con buon senso, siamo persone concrete, abbiamo i piedi ben piantati per terra, ascoltiamo uno per uno, italiani, associazioni, categorie economiche, rappresentanze sindacali, però se si mette in discussione il nostro diritto e il nostro dovere di restituire dignità, orgoglio, sicurezza, pensioni e lavoro a milioni di italiani, io dico noi indietro non torniamo.
questa piazza, che rappresenta centinaia di piazze in Italia, che in questo momento ci stanno seguendo in televisione, sui siti, sui social, io a voi chiedo il mandato di andare a trattare con rispetto, dando rispetto e chiedendo rispetto con l'Unione Europea, non a nome di un governo, non come ministro, non come segretario di partito, ma a nome di 60 milioni di italiani che vogliono tornare a coltivare la speranza, che vogliono lasciare i loro figli e i loro nipoti un'Italia migliore di come l'hanno trovata. E se c'è il vostro mandato, noi non abbiamo paura di niente e di nessuno. Penso che abbiamo dimostrato in questi 6 mesi che volere è potere. Quando sono arrivato al Ministero dell'Interno, non vi confesso che avevo anche una certa preoccupazione, conscio dei miei pregi e dei miei difetti, delle mie potenzialità, ma soprattutto dei miei limiti. In Italia ce ne sono stati troppi che si sono pensati unti dal Signore, che si sono montati la testa, piedi ben piantati per terra e aver la voglia di imparare ogni giorno, di migliorare ogni giorno. E io devo dire che ringrazio Dio e voi per questi 6 mesi straordinari che mi avete concesso nel ruolo di tutore dell'ordine pubblico e della sicurezza e del controllo dei confini in questo paese. Mi raccontavano e vi raccontavano che l'immigrazione era un fenomeno epocale e che sugli sbarchi non si poteva fare nulla. È bastato usare un po' di buonsenso e un po' di coraggio e quest'anno abbiamo risparmiato migliaia di vite e abbiamo evitato 100.000 arrivi che erano arrivati negli anni scorsi. Bravo!